L'Enlèvement de Michel Houellebecq, diretto da Guillaume Niclou e Talasso, diretto da Guillaume Niclou. Sono due film, uno del 2014, l'altro del 2019, che hanno come protagonista Michel Houellebecq. Houellebecq è oggi uno scrittore mondialmente famoso, che non ha bisogno di molte presentazioni. Tra i suoi fans c'è anche il grande Iggy Pop, col quale l'abbiamo visto qualche anno fa incontrarsi in alcune trasmissioni televisive francesi. È una figura pubblica che interviene nel dibattito di attualità in Francia, quindi molti di voi già lo conosceranno. Recensiamo questi due film, uno del 2014, l'altro del 2019, Talasso del 2019, perché riteniamo necessario che siano visti anche in Italia. Il primo per il loro valore letterario e cinematografico. Il primo credo sia uscito in Italia in qualche sala l'anno scorso, d'estate, durante la prima interruzione del lockdown, però credo che sia oggi facile poterli vedere in streaming su internet. E quindi il primo di questi film, Il rapimento di Michel Houellebecq, L'Enlèvement de Michel Houellebecq, tratta appunto di, è ambientato nel 2011, quando ancora era presidente François Hollande, e racconta di Houellebecq che viene rapito, no? Alcuni loschi personaggi si presentano a casa sua, lo mettono dentro a un baule e lo trasportano in una località ignota. Durante questa detenzione Houellebecq fa amicizia con i suoi rapitori, che sono dei personaggi un po' strampalati, che poi fanno delle cene con lui, insomma diventano amici e gli chiedono così di rivelare qualche segreto, qualche introspezione sul mondo letterario francese, sul mondo letterario di successo francese. E ci sono anche qui, insomma, scene divertenti. Lui che dice, ad esempio, l'omosessualità e le droghe non sono molto apprezzati nel mondo letterario come in altri ambienti artistici. Si va invece sul un po' alla vecchia, cioè piacciono le donne giovani e l'alcol. Poi fa altre considerazioni qua e là, ci sono colpi di scena. Nel complesso il film non è male e appunto ci permette di vedere un po' il personaggio Houellebecq all'inizio, anche nella sua vita quotidiana, com'è lui anche nella realtà, perché è un film molto molto su di lui, insomma. Non si capisce bene, il mandante, alla fine viene rivelato che il mandante di questo rapimento è Hollande, per motivi molto fumosi, molto, insomma. Però il secondo di questi due film, che ne è poi il seguito, Talasso, è molto più interessante e anche molto più divertente. È del 2019, abbastanza recente. E nel secondo, che appunto è un po' la continuazione, ci sono, appaiono gli stessi personaggi, però nel secondo, il secondo è ambientato in una spa sulla riviera atlantica, dove Houellebecq va per così un po' fare un po' di rigenerazione fisica, no?
ci sono dei momenti di grande comicità, anche perché in questa Spa lui incontra Gérard Depardieu. E voi capite che mettere insieme questi due personaggi, Houellebecq e Depardieu, così diversi tra loro, ma insomma, ambedue personaggi appunto pubblici che universalmente noti, provoca momenti di grande comicità e anche momenti di grande tristezza, perché in questi dialoghi tra Houellebecq e Depardieu si parla un po' di tutto, si parla incluso, c'è un momento molto toccante dove Depardieu insomma gli dice: ma tu veramente credi che ci sia qualcosa oltre a questo mondo? E, insomma, c'è una discussione su questo, Houellebecq si mette a piangere e gli dice: sì, sì, c'è qualcosa, c'è altro, c'è. E questo è un tema religioso, specialmente negli ultimi tempi, è fondamentale nell'opera di Michel, no? Perché c'è un po' negli ultimi sue opere una svolta, diciamo così, religiosa o chiamiamola spiritualista, anche se è un, come dire, una scelta che va verso la religione, la sua, un po' perché non c'è altro modo di spiegare la vita, insomma, non so quanto sia convincente questa cosa. Lui in vari suoi libri dice che una civiltà non può reggere a lungo senza spirito religioso. Questo però a mio avviso non è vero, perché è da un pezzo che andiamo avanti nel nostro mondo occidentale senza spirito religioso, no? E penso che andremo avanti così ancora per molto. Lui anche parla spesso di questa religione del piacere che esiste oggi, no? Che è un po', sì, una definizione azzeccata, nel senso che, come diceva Nietzsche, noi, l'uomo moderno, così, vive per, in fondo, per così espletare questi piccoli piaceri quotidiani, no? E vediamo che è sempre di più così. È una filosofia del piacere che non ha nulla a che fare con quella dei grandi libertini del Settecento o con quella del nostro D'Annunzio, no? Che sì, c'è anche il romanzo Il piacere, dove il personaggio però sì, è un epicureo, però ha sempre questi turbamenti morali che fanno un po' da contrappeso alla sua vita tutta protesa verso l'edonismo. Nei personaggi di Houellebecq questo non esiste, non si fanno di questi scrupoli, appunto perché poi l'uomo di oggi raramente si fa di questi scrupoli, no? E quindi, insomma, i suoi personaggi sono sprovvisti di qualsiasi regalità interiore. Hanno uno scarso dominio di sé, quindi sono proprio i prototipi dell'uomo moderno. Vivono in una solitudine abissale e sono rappresentativi di un'umanità alla deriva in un mondo che sta andando a rotoli. Però va a rotoli già, almeno da un punto di vista, diciamo così, etico, da un pezzo, e a mio avviso appunto continuerà a essere così ancora a lungo. E molti hanno paragonato Houellebecq a Céline, però io non ho mai capito bene perché, anche perché, diciamo, la forza del grande Louis Ferdinand Céline era lo stile,
cioè lui è stato un innovatore dello stile nella letteratura mondiale del Novecento, ha introdotto questa nuova forma di linguaggio, ha introdotto l'argot, no, come stile letterario praticato dai suoi personaggi, che sono appunto di solito membri delle classi basse francesi. E quindi, mentre invece in Houellebecq questo, insomma, noi vediamo che ha uno stile, un modo di scrivere abbastanza piano, abbastanza regolare, anche un po' saggistico, no? Spesso un po' saggistico, quindi questo paragone con Céline forse ci sta per qualche scandalo che lui ha dato, i processi che ha avuto Houellebecq negli anni passati. Io vidi la presentazione, ma di un suo libro a Bologna, dove per esempio ci fu alla fine del suo discorso, ci fu un negro che si alzò e iniziò a dirgli che lui era un razzista, che lui non aveva capito niente dell'immigrazione in Francia, dei cinesi, non aveva capito niente. E insomma lo insultò abbastanza pesantemente, ma Houellebecq fece finta di niente e disse: passiamo alla domanda seguente. Ecco, questo a me è piaciuto molto, questo atteggiamento. Però insomma il paragone, come dicevo, con Céline non è molto appropriato. Io lo paragonerei di più, non so, a un Flaubert, a un Balzac. Flaubert diceva: j'ai vu le mœurs de mon temps et je les ai décrits. Ho visto i costumi del mio tempo e li ho descritti. Così parlava Flaubert della sua opera. No? E lo stesso potrebbe dire Houellebecq dei suoi libri. No? Lui è un formidabile descrittore, è veramente formidabile nel descrivere il costume e la mentalità del nostro tempo, francese, ma occidentale in generale. Quindi lui, come dicevo prima, è anche una figura pubblica importante in Francia. Per esempio, non so, ultimamente ha scritto, è intervenuto, interviene su problemi di attualità, è intervenuto sulla questione della legge sull'eutanasia, per esempio, no? A cui lui si è dichiarato contrario. Ha scritto un articolo piuttosto importante recentemente, perché appunto in questo articolo riesce a delineare un po' tutta la sua filosofia rispetto all'attualità, un articolo in cui parla di questa cosa della guerra civile incombente in Francia. Questo è un argomento di cui si parla molto ultimamente, specialmente dopo queste lettere a Macron dei militari, no, che richiedono un intervento più deciso contro i quartieri dominati dai narcotrafficanti, dagli islamisti, eccetera. Lui però, e io sono d'accordo con lui, dice che non ci sarà nessuna guerra civile in Francia, anche perché per fare una guerra civile ci vogliono due fazioni, e se la fazione è quella degli islamisti, narcotrafficanti, quartieri dominati da queste bande, eccetera, l'altra fazione quale sarebbe? Quella dei francesi, che devono difendersi. Forse i militari, la polizia, ma i francesi, civili, che cos'hanno? Lui dice: che cos'hanno da difendere? E lo stesso discorso si potrebbe fare anche per gli italiani. Che cosa sono disposti a combattere per difendere cosa? La religione? La religione, lui dice, è un pezzo che non abbiamo più, appunto perché la nostra religione da decenni e decenni è quella del consumo, è quella della ricerca
di piaceri sempre più raffinati, no? Quindi è difficile andare a combattere contro qualcosa, contro qualcuno per difendere i nostri piaceri così raffinati. E quindi, insomma, lui però dice, parla anche dell'argomento centrale di questo importante articolo, è quello del calo terribile della natalità nei paesi, in Francia e in tutti i paesi occidentali, in particolare Italia e Spagna, ma anche in Estremo Oriente negli ultimi anni, no? Decenni. E lui dice, questa è la spia di una, non solo di una decadenza, ma di una corsa verso il suicidio. Cioè lui dice, il risultato finale, l'inevitabile conseguenza della modernità e del progresso è il suicidio, l'autodistruzione. E poi dice, i francesi sono gli unici però, c'è da dire, che sono consapevoli di questa corsa verso il suicidio. Gli altri sembrano non esserlo, no? Parliamo delle popolazioni ricche del pianeta, cioè l'Europa, l'America, il Canada, il Giappone, la Corea, no? E lui dice, siamo un po' tutti sulla stessa barca, l'unica differenza è che queste potenze asiatiche sono contrarie all'immigrazione e quindi così non hanno questo problema, no? Noi abbiamo anche questo problema, però insomma il risultato finale sarà l'autodistruzione. Anche su questo io sono abbastanza d'accordo, anche perché poi c'è anche la questione ecologica che spinge in questo senso. Però credo che ci vorrà ancora molto tempo, questa situazione di stallo, di lenta decadenza, nonostante la pandemia, nonostante i disastri ecologici, eccetera, eccetera, continuerà ancora per un bel po', io credo. Comunque, io personalmente ho sempre trovato una grande affinità con il lavoro, l'opera di Houellebecq e credo che ci siano anche grandi affinità con l'opera di Post Contemporary Corporation, di cui io sono animatore. In comune abbiamo la discendenza da questi grandi pensatori del pessimismo cosmico, come Schopenhauer, ad esempio, cioè, Houellebecq ha dedicato un bel saggio a Schopenhauer, o anche come Cioran, che lui ogni tanto anche quello cita. Di Nietzsche non ha capito molto, a mio avviso, o almeno i suoi personaggi non hanno capito molto, perché ci sono due o tre suoi libri, i suoi personaggi parlano di Nietzsche e sembrano così, ne parlano come un rappresentante del male in filosofia, no? Questa versione di Nietzsche stereotipata e un po' vecchia, no? Che ormai nessuno ci crede più. Però questa è una cosa abbastanza frequente nei suoi romanzi, perché diciamo, il suo difetto è quello di tendere un po' al sensazionalismo. Potrei fare vari esempi, non so, il personaggio è in aereo e arrivano le hostess che trattano tutti come dei bambini monelli, ci manca solo che li bacchettino, sembra di essere, non so, in un penitenziario. Beh, io questo non, l'ho preso l'aereo tante volte, sinceramente non l'ho mai visto succedere, ma lui crea questa situazione, no? Un po' per fare della comicità, un po' per fare questa estremizza un po' certe situazioni che magari si possono verificare viaggiando in economy class, però cioè, un'altra volta c'è un suo personaggio che è in Thailandia, mi sembra in platform,
e dice con i suoi compagni di viaggio, adesso che sono tutti delle persone, insomma, di sinistra, ben pensanti, a un certo punto gli dice: io adesso vado in Birmania. Questi qui si scandalizzano. Lui ci va, perché c'era ancora la dittatura militare, che poi adesso sta tornando. Ci va e si trova bene, dice: è un bel posto, ci sono questi militari, mezzi comunisti, però insomma è un posto anche piacevole. Cioè, diciamo, queste cose ogni tanto lui le dice un po', sembra che voglia forzare, no? La mano. Per fare un po' di sensazionalismo, a volte a fini comici, però insomma, di fondo c'è questo pessimismo di fondo che insomma pervade un po' tutta la sua opera e come si muovono i suoi personaggi. Ad ogni modo, per chiudere, io vi dico, guardate questi due film di Guillaume Niclou, perché ne vale la pena, si può conoscere meglio il personaggio Houellebecq, che insomma può anche sembrare una divertente vecchia sdentata in certi frangenti, però insomma ne vale la pena. E quindi vi invito a vederli, io credo che sia importante vederli, e anche mi congedo da voi con il motto post-contemporaneo che dice: le vostre putride esistenze non valgono una cicca e neanche la mia, che è anche il titolo della canzone, di una canzone che sta nel nostro prossimo.